Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3. Siamo nuovamente all'altare del vincolo dopo aver completato la cattedrale della profondità, perché dobbiamo fare un paio di cose, ovvero parlare con Harry, che si trova qui. Siamo però qua, riesco a inquadrarli entrambi. Oh, and we meet again. We spoke before on the road of sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldrich's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldrich is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so becomes our destination. Aldrich's honest home is Irithyll in the Boreal, a pilgrim top and so become. Si può sempre contare sulla loquacità di Horas. Ora, Harry quindi ci ha detto che Aldrich non era nella cattedrale delle profondità, grazie al cavolo ci siamo stati anche noi, è andata a Irithyll, gliel'ha detto una bambola. Una bambola? Che abbiamo anche noi una, no? Bambola d'argento raffigurante un giovane scudiero. Nella leggendaria Irithyll della Valle Boreale, il grande sacerdote Sullivan consegnò questa bambola ai migliori tre sesuti, sì che potesse usarla per attraversare la barriera al momento del loro ritorno. Se ascolti attentamente la sentirai dire: ovunque andrai, la luna continuerà a tramontare a Irithyll. Ovunque andrai, Irithyll sarà sempre la tua casa. Mentre te... Momento, ti dobbiamo dare delle ceneri. Però delle ceneri di cui non abbiamo letto la descrizione. Che dice? Cenere oscura di un paladino che cercava la cattedrale delle profondità. Permette a lanciare il santuario e di creare nuovi oggetti. Questo paladino ha pagato un caro prezzo per la propria pietà. E diamogli sta cenere. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash bestow nourishment. I only hope these new wares content thee. Ok, adesso ci manca un'altra piccola cosa da fare, che è per cui abbiamo aspettato già troppo. Eccoci. Come avete notato sicuramente, siamo nella torre della Guardiana del Fuoco, dove abbiamo ottenuto la sua anima. Ma qualcosa ha chiuso la porta. O per meglio dire, qualcuno. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is gonna kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? Have no fear. There's beauty in death. Besides, you're surrounded by ladies. Every man's dream, right? Ovviamente la parte riferita. Devi dire altro? Oh, no matter. I'll look after things. By stripping every last trinket off your corpse. You're gonna make some lucky customer very happy. Ovviamente il riferimento a circondato dalle donne si riferisce alla moltitudine di guardiani del fuoco che ci sono qui sotto. Potremmo scendere tranquillamente tutto, ma perché sbatterci quando possiamo teletrasportarci direttamente al falò? Qui andavamo verso la torre ed è qui dietro. Salve! Ah, ok, you're alive! Now, hold your horses. Let's have a nice talk about this. I've come clean. I did you wrong. I didn't mean it, though. Not one bit. You get these urges, running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all. And that's what counts, right? Oh, fantastic. A wily second chance. I knew you'd understand. I just knew it. The heart of a lion. A model for the rest of us.
a true friend forever. Ok, l'abbiamo perdonato nonostante tutto, e vedete cosa ha? È il set di Sigurd, gliel'ha rubato lui. Compriamolo tutto, così possiamo riportarlo in un secondo momento a Sigurd. Forse lo fa direttamente adesso, non lo so. Thanks, good. Ah. Oh, are you glad? Mi sono dimenticato i papacci. Ah, I see you make re-rap. A slinking rodent. But he did me a good turn back in Lothric Dungeon. Doubtless I should do something about that little dead. Well, maybe not. Well, I can hardly believe he's still standing. Quindi Grerat e Paccia si riconoscono. Bizzarro. E sapete che vi dico, porto velocemente l'armatura a Sigurd. Siamo nuovamente alla Cattedrale delle Profondità, per essere più precisi nella Cappella della Purificazione, e qui fuori ci dovrebbe essere il pozzo dove Sigurd si è rintanato privo della sua armatura. Maybe I can fashion a replacement from I've got to use my head and think. Lancia armatura. Until we meet again, comrade. Abbiamo ottenuto la gesture esultanza. No need to quit my trusty suit until we meet. Ok. Ora possiamo tornare finalmente a Forte Farron per procedere con la nostra avventura. Ed eccoci a Forte Farron, come riconoscerete dalle salme qui per terra, dove abbiamo sconfitto i Guardiani dell'Abisso. Perché siamo qui? Beh, perché come ha detto Harry, oltre Forte Farron ci sono delle catacombe che condurranno noi e chiunque altro a Irithyll della Valle Boreale. E infatti, eccovi le catacombe di Karthus. Karthus era una zona desertica, un regno nel deserto, e ovviamente le sue catacombe ospitano creature neuromantiche. Questa nello specifico vi mostro come si rialza una volta, resuscita una volta. Si può determinare quante volte si rianimerà un cadavere, uno scheletro, dal bagliore nei suoi occhi. Anche se francamente non mi ricordo tutte le combinazioni. Quello invece è un cavaliere di Karthus. Hanno alcune particolarità, nel senso che possono ad esempio fare questa cosa. Hanno un anello che fa sì che la loro rotolata sia invisibile. Però sono molto fragili, hanno un equilibrio praticamente nullo e si va giù e vanno giù come se niente fosse. Ora. No! Stavo per cadere. Mi stavo per buttare di sotto. Muori. Non ho visto se questo si rianima. Tra l'altro lì fuori c'era anche un arciere là sopra. Ma cosa più importante, qui sotto c'è... l'arciere l'avevo anche detto che c'era. Mi ricordavo che qui sotto ci fosse un cavaliere. Probabilmente sbagliamo. Ah, morto. Riraggiungiamo questo qua. E si continua così. Ole. Qui avrebbe potuto bersagliarci tranquillamente mentre scendevamo. Salve. Non vale la pena usare gli attacchi pesanti con questo. Muore comunque dopo il primo colpo. È inutile. Oh, frecce. Cioè, trappole. Allora, qui si scende. Mentre... di qua dove si va? Avete visto c'era una scala di corda, eh? Per quello ho detto si scende. Uno è andato. Il secondo. Il secondo ha fatto un bel riposto.
Me la son cercata? Probabilmente sì. Uno. E dos. Vita carica e si continua. Ora, cosa c'era lì sotto? Non mi ricordo. Anima corriere esperto e disgrazia più avanti. Della serie non te buttate sotto che fai una brutta fine. Ci sta, come legge morale, eh. Anche che ci sono modi più intelligenti per arrivarci lì. Ora, ritorniamo a dove c'era la scala. Io ogni volta continuo a dimenticarmi di queste frecce. Sicché si vede il tasto, eccolo lì. Si vede addirittura da qua. Ora. Anima corriere esperto e si prosegue. Qui sotto invece mi ricordo ci fossero dei cavalieri di Karthus. Ricordo male, tra l'altro qui mi ricordo anche c'è una porta invisibile. Questo resusciterà almeno una volta. Non so il numero esatto, ma resusciterà almeno una volta. Quindi aspettiamo qui e freddiamolo man mano che si rialza. No, ok, è morto definitivamente. Tomo della piromanzia di Karthus. Perché a Karthus avevano sviluppato delle piromanzie un pochettino anticonvenzionali in realtà, perché puntavano più su un'altra cosa, però sempre piromanzie sono. Ok. Questo da qui avrebbe potuto cecchinarci per lungo tempo. Penso che l'unico modo per raggiungerlo era attaccare a distanza o trovare questo passaggio segreto. Fortunatamente io mi ricordavo il passaggio segreto, altrimenti sarebbe stato un po' una rogna. Questi sono più pericolosi di quelli di prima, come cavalieri di Karthus. Solo che con un paio di palle di fuoco del caos migliorate, sfera del caos maggiore, qua giù. Gemma affilata, frammento di tanite e continuiamo. Potremmo arrivare a breve a un punto molto seccante. Mori. Grande. Ora qui sono in dubbio. Spadone di Karthus, frammento di tanite. Il dubbio è: devo usare subito l'Estus Cinerea? No. Ora sì. Adesso qui potremmo scendere anche se ci sono delle rogne. Ma prima, frammento di tanite, c'è altro da fare. Molto altro da fare. Frammento di tanite un altro. Non sono sceso da qua, vero? Io sono arrivato da lì. Qua sopra dovrebbe esserci, per favore. Uno dei due non è morto, vero? Vabbè, me ne occuperò dopo. Chi c'è qua sopra? Tutta una cavolata. Qui era l'altro modo per risalire. Io ho fatto il giro da sopra, ma si poteva passare tranquillamente da di qua. Perfetto, ho già ripulito qui. Nessuno dei due si rialza, quindi mi stavo sbagliando. Scheletro più avanti, poi alleato. Perché? Vabbè, scheletro penso sia abbastanza ovvio. Vai. Qualcuno di voi è interessato alla risoluzione? Non mi fate aspettare 3 giorni? Vabbè. Si scende. E c'è qualcuno, vero? Sì, c'è Harry. Ne abbiamo incontrato prima l'altra del piccolo. Si è messo in viaggio, come ci ha detto, per qua. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. Ok, proseguiamo. Qui avanti c'è una lucertola di cristallo che statisticamente cadrà giù.
No, statisticamente stavolta è sopravvissuta. Cioè, scusate, non è caduta. Volevo dire quello. Mosca d'osso di montagna. Credo sia il caso di rigenerarci un po' la vita, perché stiamo per fare qualcosa che, se ci viene male, potremmo direttamente giocarci la vita. Una vita, tanto in fin dei conti. In quanto non morti, non è un grossissimo problema, eh. Però sarebbe uno smacco morale abbastanza grosso. Sì. Allora, qui c'è qualcosa. E non mi riferisco alla brace qua. Mi riferisco a questo. Già. Solo che non possiamo neanche forzare più di tanto, perché... già. Ritorna su e ritorna giù. Come avete notato, quello non è un macigno e basta. È un ammasso di scheletro, di scheletri, o per meglio di ossa, risvegliate necromanticamente, che si divertono a gironzolare per i fatti loro. E in questo caso specifico a morirci per i fatti loro. Schiacciosso in un morto. Lì giù potete notare un falò. Ci si potrebbe arrivare muovendo questa leva, ma questa leva ormai è da tempo rotta. Quindi dovremmo fare alla vecchia maniera, gironzolando gli intorni. Allora, io vorrei stare attento, perché qui si aggiunge un nuovo tipo di nemico. Un nuovo tipo di scheletro, per essere più preciso. Che è quello che lancia... Buono. Che lancia delle urne esplosive. Tecnicamente non sono proprio esplosive, ma sono maledette. E attivano l'effetto che avete appena visto. Un effetto simile alle anime ricercanti. Morto. Ti animi? Resta giù. È bravo. Ok. Ora. Anello di protezione del fulmine. Qui dobbiamo stare molto attenti. Perché? Perché alcune di queste urne, se rotte, attivano lo stesso effetto di prima. E poi una di queste contiene anche una trappola specifica, che è questa. Sta proprio sopra l'attivazione della trappola. Quindi. Stiamo un po' attenti. Si arriva senza rompere troppa roba. Anello latte di Karthus. Ripassiamo di qua per fuggire. E go. In realtà Karthus sembra molto più complessa di quanto sia in realtà come mappa. Perché? Perché semplicemente vedete molte svolte, vedete molti oggetti. Scusate un attimo. Piace. No, ho sottovalutato un po' troppo il raggio della Murakumo. È andato giù. Possiamo abbondantemente recuperare vita e mana, visto che... Poi? Visto che più o meno... Ok, uno di questi. Invisibili frame, bitch. Non mi puoi ferire mentre sto facendo quell'animazione. Ora. Muore. Tra l'altro ho discusso questi giorni con un mio collega, mettiamola così, su YouTube, su come portare avanti questa serie, visto che comunque sono intenzionato a espanderla con i DLC quando usciranno. E secondo lui, sono d'accordo con lui, conviene interrompere questa New Run, New Game Plus, a quando sconfiggeremo tre Lord of Cinder, per poi ovviamente completare la run dopo uscita di DLC. Okay. Già, che mi faccio fregare così facilmente per due volte. Quindi cosa faremo? Dopo aver sconfitto i primi tre Lord of Cinder, che come voi sapete non sono a scelta, cioè il quarto deve essere per forza uno specifico, interromperemo, metteremo in sospensione per un pochettino questa serie, cosa che a me non piace per niente fare. Li vedete? Carini. Per poi riprenderla più in là. Cosa sostituirà Dark Souls 3 in questo discorso? Non ne ho idea. Per il momento non ho ancora deciso. Intanto noi accendiamo il falò, recuperiamo il tutto e proseguiamo con l'esplorazione di Karthus. Tra l'altro, come avete notato, prima di venire qui ho trovato un foro per terra, dopo aver sconfitto i due cavalieri di Karthus.
non mi ci sono buttato perché lì sotto c'è una mappa e tutto, però ci si può arrivare da un'altra parte. E dove preferisco fare io. Vedete, lui ha già ucciso qualcosa. Viacce. Ole. Allora, ci sono dei ratti qui. Non sono un grosso problema, però ci sono. Non possiamo dimenticarli. Te non ti volevo uccidere. Lisciato clamorosamente. Uno. Due. Piace. E muori. Rattone gigante. Sembra quasi che ci sia sempre un rattone gigante insieme ai ratti piccoli. Non so se mi piaccia come cosa in realtà, perché boh, sembra quasi banale a quel punto. Comunque sia, proseguiamo per di qua, dove ci sono le ruote scheletro e queste, che sono estremamente vulnerabili al fuoco, però preferirei affrontarle in un altro modo. Tipo, ho fatto così per farmele cadere la maggior parte. E si possono uccidere tranquillamente prendendole a pugni con la mano della piromanzia, volendo. Certo, in caso potrei anche tirargli una piromanzia addosso e ammazzarle più velocemente, però perché sprecarci in mana? Domanda esistenziale. Vieni. Ok. Queste erano il terrore di Dark Souls 1. Fortunatamente sono state molto nerfate. Una è andata. Si è andata anche tu. Tra l'altro queste fanno anche la sgommatina. Se le liscia, se vi mancano, fanno una specie di sgommata e vi colpiscono ugualmente. Cioè vi colpiscono, si fermano per poi colpirvi di nuovo. Naturalmente vi venite. T'ho visto, eh. Una è andata. Perfetto. Ce ne sono altre, vero? Allora facciamo che corro come lo stesso. Corro ancora con più come lo stesso. Ole. Uno. Due. Uno. Due. Anello sanguigno di Karthus. Eliminiamo anche queste. E dovrei essermi aperto un percorso abbastanza sicuro per affrontare le melmine lasciate in giro. No? Ok, questo è il foro da cui ci saremmo buttati prima. Piace? Come notate, se non si usa il fuoco la cosa è un po' più lunga. E sì, in realtà ho sbagliato tasto. Non volevo pregare la piromanzia con quelle. Ma ciccio. Abbiamo pulito questa parte e possiamo andare oltre finalmente. Siamo in forma di brace? Sì, bene, perché c'è una cosa da fare con la forma di brace. Questo è uno shortcut, o per meglio dire, sarà uno shortcut quando riusciremo ad aprire queste cose qui. Però è anche il punto in cui Zori, della massa cavalieri, ci invaderà. Che non mi ricordo precisamente dove ci invade. In faccia. Piace. Prende più danni se para con lo scudo che in caso di parata con la spada. Peccato Zori, che sei veramente potente, ma io faccio davvero tanto danno. Dammi il tuo anello. Anello della mazza cavalieri. Ottimo. Proseguiamo. A parte che qui dovrebbe esserci un cavaliere di Karthus che vorrei togliermi dalle scatole perché... Ah, c'è anche un ratto? Non pensavo fosse sopravvissuto quel ratto. Preferisco togliermi molto dalle scatole perché potremmo dover fare avanti e indietro spesso da qui. Quindi è meglio avere il via libera. Chiudi e frammenti di granite. Qui tra l'altro ci dovrebbe essere, se non ricordo male. No. Ricordo che c'era un passaggio segreto. Non è rilevante il passaggio segreto in realtà, però mi ricordo che c'era e mi da urto non ricordarmi dove.
Allora, nonostante sembri facile, l'arciere, e qui ce n'è un altro. Stavo giusto per dire, nonostante sembri facile, quel singolo cavaliere di Cartus messo lì è un osso duro. E muori. Perfetto. Gli altri lì sopra sono tutti dei pipponi assurdi, si possono andare a buttare giù facilmente. Guardate, uno. Ed osso. Liscio clamoroso, però tu sei un arciere, quindi diciamo che non temo particolarmente. Dai. Quello che puoi farmi. E sì, la schivata è stata veramente fighissima. Non è stata fatta apposta, ma fortunatamente non mi ha colpito la trappola, quindi ho potuto far finta di aver pianificato tutto. Ok. E poi qua davanti. Dovevi salire prima o poi, eh. Non hai capito tutta questa grandissima scelta a tua disposizione. Andiamo avanti. Ok, non so come, non avevo visto questo. Ce n'è un altro? Ho attivato qualcosa. O per meglio dire qualcuno. C'è il guardiano della cripta. Chi è che sta sclerando in giro? Perché evidentemente non mi trova, eh. Ah, eccoti. Ah, è vero, perché tu eri uno. Ok, questo guardiano della cripta, nello specifico, poteva resuscitare una volta. È un po' infame, sì, però lo poteva fare lì. Muori e riposa. Frammento di granite. Ora, continuiamo a scendere e facciamo l'ultimo. Vedete che c'era il passaggio segreto? Non mi ricordavo dove, ma ricordo che c'era. Continuiamo qui. E andiamo verso la fine dell'area. Peccato che non riuscirò probabilmente a uccidere questo coso. L'ho fatto incastrare dove dovevamo. È morto. Grande cosa. Gemma del fuoco. Ora, per quanto riguarda te, riuscirò a ucciderti? Vi giuro che non sapevo cosa stava per succedere. Punto morto. Pillola gialla e frammento di granite e braccia. Qui c'è un messaggio: il ponte sospeso sta per svanire, è degli sviluppatori. Badate bene, non è di un giocatore, è degli sviluppatori. Qui abbiamo lo shortcut dove abbiamo sconfitto, finalmente aperto, dove abbiamo sconfitto Zorik, l'ammazza cavalieri, l'anima del guerriero esperto. Pillola nera e si corre come se fossimo inseguiti all'interno inferno, perché lo vedete a breve, tutti quegli scheletri si stanno per risvegliare. Siamo più sinceri, si sono già risvegliati, ma fortunatamente si può rompere questo. Guardate quanti ne sono. Già, parecchi parecchi. Da qui è possibile ritornare indietro da loro, loro non possono venire da questa parte, e qui possiamo scendere. Questo ovviamente, indovinate un po', è un percorso non obbligatorio, perché sia mai che è obbligatorio trovare che questo ponte può essere buttato giù. E qui abbiamo due cose rilevanti. Uno, ovviamente, è il forziere. Due, è questo fottuto demone infuocato gigante. Non lo attaccherò con il fuoco perché penso sia leggermente poco efficace, per essere gentili. Però credo che l'oscurità funzionerà decentemente bene. Piace? Tanto c'è anche un altro modo per fare sta parte, eh. E sarebbe semplicemente costringere il demone a combattere contro qualcuno tosto. Che c'è in realtà, eh? C'è quello tosto qua in mezzo, con cui mettere a combattere i due demoni e il demone. E vai giù.
anima di un demone. Figo, eh? Altra cosa da fare è andare qui a cercare rogne. A cercare rogne contro il forziere, perché ovviamente vi pare che sia un forziere tradizionale. È un simpaticissimo Mimì. Colpisci? Morto. Lo so, siamo stati un po' crudeli con lui, la maniera. Ma continuiamo. Qui sotto, tra l'altro, abbiamo un bel comitato di benvenuto da parecchi scheletrini, mettiamola così, creature necromantiche, chiamatele come preferite. Ma a noi interessa più o meno relativamente, perché in realtà non è un grosso problema. Probabilmente di tenete grande. Continuiamo. Qualcun altro che cerca rogne? So che quei due si resusciteranno, Andato giù. Pure questo resusciterà in realtà. Però, a differenza di quelli del primo, questi comunque finiscono la loro quota di resurrezione, quindi non è un grosso problema. Certo, magari se evito di risvegliarli tutti. Vabbè, tanto non mi interessa combatterli. Scendiamo e basta. Dove troviamo questo? Questi, perché sono due oggetti. Sono l'anello della strega e la benda del vecchio saggio. Entrambi oggetti piromantici legati. O legati ai piromantici. Qui c'è un falò che conduce a una prossima area che al momento non mi interessa esplorare. Però mi interessa riposarmici, visto che potrebbe servirmi relativamente a breve tutto il potere di cui dispongo. No, non è vero. Andò abbastanza liscio per quello che devo fare. Fuggiamo velocemente da qui. Come ho detto, non ho interesse nel combattere questi. Non ho nessun tipo di interesse. E avanziamo. Cioè, avanziamo. Tecnicamente torniamo indietro. Quindi retrocediamo. No, suona male. Vabbè, vedremo. Risaliamo questa scalinata che in realtà è parecchio alta, quindi ci metterà un po'. So cosa provi, abito al quinto piano senza ascensore, ci sono abituato. E andiamo. Magari un pochettino più veloci perché vorrei non fare un video lungo una quaresima, anche se guardando sono 36 minuti di registrazione adesso. E apriamo questo. In questo salone concludiamo la nostra esplorazione delle catacombe di Karthus. Ma prima il calice. L'oscurità ci avvolge mentre tocchiamo il calice. Potrebbe tranquillamente essere un richiamo a Bloodborne. E qui combattiamo contro Warnir, il Signore Supremo. Allora, Warnir può essere affrontato in vari modi in realtà. Quello più rinomato è distruggere i bracciali. Ogni bracciale che gli portiamo via toglie una cospicua parte della sua vita, come avete appena notato in realtà. E lui non la prende affatto bene. E neanch'io una manata in faccia la prendo molto bene in realtà, Warnir. Warnir è rinomato per essere il girandolo 2.0, anche se secondo me quelle accuse sono leggermente esagerate. Non metto in dubbio il fatto che Warnir non sia fragile. Però girandola è pesante come. Pure perché Warnir possiede questa abilità che sciotta. Ve l'ho mostrata. Se si sbaglia a posizionarsi nella boss fight, si muore. Considerando che penso mancano 2-3 colpi, sarebbe morto tranquillamente. Però era bene farvi vedere l'effetto
che il suo miasma di morte ha su tutti. Torniamo da lui, velocemente. Bene, Walmir, ragazzi, Walmir. Le presentazioni le abbiamo fatte prima, magari è il caso di stare un po' più attenti. E ora uccidiamo le bastano. Ecco, io inizio da sempre da questa mano, perché? Perché è quella più problematica. Ok, siamo riusciti a fuggire al suo miasma. Il problema è che comunque è un attacco pericolosissimo questo. È probabilmente l'unico attacco che rende Walmir veramente problematico. Vai. Allora, uno dei bracciali è andato giù. Potremmo iniziare subito a colpire l'altro, forse. In base a come gli gira. No. Tanto vale, non gli gira abbastanza bene per farsi ferire al bracciale. Magari stiamo un pochettino più attenti man mano che lui si avvicina. Ok. Che vuoi fare, Walmir? Un altro bracciale è andato, manca l'ultimo, che è statisticamente il più difficile da buttare giù, perché sarà più intenzionato a proteggersi, molto intenzionato a proteggersi. Per Warning questi bracciali sono la vita, letteralmente. No, fuggiamo. Devo stare molto attento, cioè voglio stare molto attento. Vai. Uno, due. E muori, mi raccomando, non morire, perché altrimenti è troppo facile. Ok, potrebbe essere la mia occasione. Morto. È stata la mia occasione. Guardatelo come viene trascinato nell'abisso. Anima di Warning, signore supremo. Easy, no? Comunque sia, a parte questo estremo rallentamento del gioco, che non ho capito a cosa sia dovuto, continuiamo, ma prima leggiamo l'anima di Warner. Sbagliato anima. Dov'è? Ecco, anima del signore supremo Warner. Warner, signore di Karthus, condannò innumerevoli anime a morte atroci perché era suo desiderio vivere in eterno. E penso che noi abbiamo appena distrutto questo suo desiderio. Ma ora andiamo verso la fine di quest'area e ci fermiamo qui prima di imboccare nella prossima mappa. Non so precisamente se farò questa mappa o andrò prima nell'area che abbiamo trovato dopo il demone. Devo ancora decidere, ma fortunatamente ho tempo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, un commento, un piace, una condivisione è sempre gradita. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!